Uomini e donne, l'opinione di sulla puntata del 31 marzo 2023. Madre mia, quante fregnacce mi è toccato sentire oggi a Uomini e Donne. Specie da parte di Gianni Sperti. Con cui da troppe puntate mi trovavo stranamente d'accordo, solo quando si parlava di Silvio Venturato. Poi quando iniziava a fare il fanboy di Viola Castelli Nicole Sentinelli passava tutto, e oggi giustamente bisognava ripristinare il normale corso delle cose. Premesso che nel prendere le distanze dal pensiero dell'opinionista non sto automaticamente dando ragione ad Armando Incarnato, che va bene il masochismo. Ma fino a una certa, ma riusciremo mai a scindere la superficialità dalla semplice ma decisamente necessaria? Se si punta a costruire una relazione attrazione fisica? Perché ogni volta che si finisce a parlare di estetica vedo che si fa sempre una gran confusione tra due concetti che trovo ben diversi. Che un conto è dire se non somigliano a Carlize Theran io manco le guardo. Un altro è sostenere che la persona che abbiamo di fronte ci debba piacere. Perché tutte quelle frasi populiste della serie l'amore vero non è basato sull'estetica. Ma è un amore intellettuale, un amore di testa. Quello e l'amore che dura sono pure commoventi. Da sentire. Però sono delle solenni minchite, ecco. L'amore intellettuale, di testa, esiste e come, certo. È che a casa mia si chiama amicizia. Perché una persona di testa può piacerci da morire, ma se non c'è nemmeno un briciolo di attrazione fisica voglia costruirci una storia d'amore. Su quelle basi. Poi certo, c'è chi anche se non si è preso un colpo di fulmine clamoroso continua una conoscenza perché nota nel partner altre qualità che colmano quel gap più o meno vasto di attrazione. E chi invece ha come unico interesse che la persona con cui esce sia talmente fregna che manco balena. Fa nulla se poi nemmeno ci può fare un discorso perché l'altro quando non risponde a monosillabi mostra d'avere l'acume di una chipster. Quest'ultima sì che è superficialità. Ma che Sperti non mi venga a raccontare che è abituato ad uscire con gente che esteticamente non lo attrae nemmeno un pizzico perché parte un solenne pernacchione. Che a me fan sorridere quei radical chic che sono usciti con un brutto perché io vado oltre. No, gioia, tu te stai solo a parà le chiappe, te lo dice zia. Perché con tutta probabilità sarà brutto per i canoni della società, o per quelli degli amici tuoi. Il cui parere spesso vale più del proprio, non un bellocci da copertina per intenderci. Ma che un decida di uscire e magari si metta pure insieme con qualcuno che reputa brutto e che non è le attizza manco un po' non ci crede nessuno. Ma la chimica è la base, regà, ma di che stiamo a parlare? Ognuno ha i suoi gusti. Ci mancherebbe, ma tutti noi abbiamo i nostri paletti, non prendiamoci in giro. Io, per esempio, non sono quasi mai uscita con gente più grande di me, o con quelli troppo mingherlini, perché non solo non mi fanno sangue. Ma mi farebbero sembrare ancora più cunna di quello che già sono e non mi parrebbe il caso. Ecco. E c'è chi di contro non esce con me perché appunto sono troppo cunna per piacergli. Ci sta, gente. Sono gusti e ognuno ha i suoi, ci mancherebbe. Ma se non c'è nemmeno un minimo attrazione che si fa col fidanzato, una partita a burraco? E dai su. Quando Luca Daffré ha affermato che è a Uomini e Donne per andare oltre a quello che ho sempre fatto nella mia vita. Cioè soffermarmi sull'estetica. Di belle ragazze ne ho avute, ora voglio trovare una persona che mi stravolge dentro subito. Gianni ne ha approfittato per dire che ha insegnato ad Armando cos'è l'amore. Ma anche questa è un'altra minchata. Perché Daffré stesso ha confermato che Alessandra non rientrerà magari nei suoi canoni abituali ma la reputa comunque una bellissima ragazza. Quindi anche con lei l'estetica c'entra e come, non mi pare sia solo questione di testa. Ed Armando nel voler cercare un connubio di entrambe le cose non sbaglia, L'errore suo è un altro. Quello di giudicare sempre le frequentazioni altrui, non ultima quella tra Gemma Galgani e Silvio. Che secondo il suo geniale parere avrebbe dovuto perseverare pur non avvertendo alcuna reciprocità fisica da parte della dama, puntando il dito contro chi mostra qualche personale reticenza quando lui per primo, come tutti, ha le sue. Poi certo, se quella Sara si sposa a pieno con quello che è il mio modo di essere interiore fisicamente pur non essendo formosa e ho bambolina, sul bambolina ho riso male.
Comunque, ricordando che è uscito con gente come Valentina Autiero che alle bamboline gli staccava la testa da piccola. Ne sa, come vorrebbe ha un bellissimo viso e degli occhi bellissimi, forse un'uscita in più poteva provare a farla comunque. Visto che una base c'era e magari, chissà. Ma alla fine chi se ne, oh. Io sono ben più preoccupata all'idea che qui Mary non trovi maleducato, anzi molto educato che lui, che ha praticamente confermato di aver detto ad Aurora Tropea abbassa lo sguardo per poi fare le corna a terra. Visto che le ha risposto dicendo perché mi fissi allora. Mi guardi in un modo brutto. Io devo fare silenzio, e c'è gente che per cose del genere è stata silurata dal GF VIP. Per dire, sia così empatico, Stellina, da leggere negli occhi della conduttrice la scarsa voglia di iniziare una nuova discussione e quando avverte la tentazione di ribattere con ardore sia così magnanimo da lasciare immediatamente lo studio. Pian piano sto migliorando, ha affermato l'incarnato. Prima non riuscivo a starmene zitto. Ora riesco a stare un po' più zitto e ad uscire un po' fuori. Arriverà il giorno in cui riesco a controllarmi e non parlo più. Volesse il cielo, Arma. Io solo quel giorno attendo. Video dalla puntata, puntata intera Gianni, Armando può uscire dallo studio? Allora potete farlo tutti Aurora, Armando tu parli di educazione una dama per Riccardo durante un ballo, e oltre Armando, Sara esteticamente non rispecchi i miei canoni estetici esterna di Alessandra e Luca, Luca e Alessandra dopo la terza esterna di Luca, Ilaria Luca, Ilaria non voglio farti perdere tempo Gianni, Luca stai insegnando ad Armando cos'è l'amore Luca, in bocca al lupo al mio ex rivale Alessio, le stoccate di Tina Gemma e Silvio, l'addio. Video inediti. Ci vediamo alla scelta. Ai plai vând nici un curcubeu, dar ci că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi cât ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii-ți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.